Ciao ragazzi! Siamo tornati io e mamma finalmente dopo un po' di tempo, sinceramente, però tra impegni miei e impegni suoi poi non ce l'abbiamo mai fatta a fare il video. Allora adesso siamo tornati con la review della mamma. Allora, visto che vi è piaciuto tanto, vi facciamo vedere gli ultimi prodotti che ha provato mamma Maria Bruna, così almeno facciamo un po' sapere che cosa ne pensa lei. Ci sono anche un paio, due o tre prodotti al 4. Negativi. No, ma sì, vabbè, negativi. Però dicevo di make up, che l'altra volta avevamo fatto solo creme, no? Mi sembra più o meno. Invece stavolta abbiamo anche qualche prodotto di make up, quindi vi facciamo anche vedere quelli. Allora, iniziamo da quelli negativi. Negativi. Dai, negativi. Allora, vai mamma. La più grande delusione è stata questa base di Kiko. Questa qui sarebbe Lay Base, non so se la vedete da qua, dietro c'è la partita. Non so se lo vedete, è praticamente la base di Kiko per l'ombretto, che a me piace tantissimo. Tanto che l'ho comprata io, sinceramente, invece in realtà a mamma non gli piace. Perché piace. Che a me è piaciuto tanto, invece in realtà a mamma non ti è piaciuto. Perché no. Non ti è piaciuto? Ti fa le pieghette? No, perché tinge troppo. Mentre tinge invece troppo. Quella di Sephora, della... Non è Sephora. Ah sì, dici che la compri da Sephora. L'Urban Decay che si compra da Sephora. Non tinge in quella maniera lì. Una mattina mi sono dimenticata un po' di... questa che mi è rodata sulla mano, è venuta una chiazza enorme beige e non riuscivo neppure più a farla andare via. Ecco, no, quindi insomma gli tinge troppo secondo lei questa. Poi quindi tipo diciamo ad esempio anche quello dell'Urban Decay in color Eden non gli piacerebbe a lei, perché questo qui siccome un pochino è tipo correttore e a lei no, a te non ti piace, no. Quindi per lei questo qui è bocciato, quindi me lo dai che lo finisco. Benissimo. Poi, basta che tu mi dia una dell'Urban Decay. Già, perché certo. Io rimanere senza quintuplo, ma va bene. Rimanere senza non ha senso. Un'altra cosa negativa, purtroppo, è questa qui della Benefit che ho preso alla Sephora e la signorina, la promoter, mi aveva illustrato come una cosa innovativa, veramente sensazionale, che dava senso di freschezza e che alleviava le borse e i gonfiori. A lungo andare avrebbe alleviato, in realtà. In realtà il senso di freschezza lo dà lì per lì, però non fa niente, non rende come un correttore normale. Quindi, e poi oltretutto non costa poco questo, no, qua, no. Perché Benefit non costa poco. Io ve ne ho parlato molto rapidamente nella review negativa sulla Benefit, Lola Lift, in realtà ora qui ve lo dice lei stessa che lei oltretutto non ci si è trovata per niente bene, quindi secondo me è un prodotto veramente bocciato Lola Lift. Comunque. Poi un'altra cosa è questa crema che fa da scrub anche. Questa crema qui praticamente gliel'abbiamo regalata io e mio fratello per la festa della mamma e l'ho comprata insieme al siero e insieme alla cremina che è contorno occhi. Sarebbe Algenist. Sì, lo so, è rotto, vabbè, è uguale. Chi se ne frega, dai! Ecco. Algenist, no? Che è un kit, era un kit tutto assieme, gliel'abbiamo regalato io e mio fratello per la festa della mamma. L'ho comprato da Sephora e non costa poco, vi assicuro, non costa poco. Quindi questi due, sì, sono il contorno occhi e il siero gli è piaciuto? Sì. Questo non tanto, perché oltre a fare tipo cera addosso, con l'acqua poi si spande e diventa schiuma, però anche a sciacquarla ci vuole parecchio e non dà il senso di pulizia, di scrub completo come fa uno scrub normale. E quindi ti rimane un po' strana la pelle? Sì, rimane la pelle strana e poi parecchio pannosa, parecchio saponosa, che ci vuole diversa acqua per sciacquarlo. Io ho trovato altri prodotti a prezzo inferiore veramente più validi. Ok. Mentre il siero e il contorno occhi ci sono trovato bene. Sì, sono ottimi. Ottimi veramente anche per le persone che hanno raggiunto over 50. Ok. E l'ultimo che non ti è piaciuto? È questo lip gloss. Sì, che di verità me l'aveva rubato da me perché l'avevo comprato io alla Elf. Che sono quelli realmente con la lattina di latta, molto carina la confezione assolutamente, e vedete, ma l'ha usato soltanto mamma, e però non è che gli è piaciuto granché in primo luogo perché non dura nulla, vero? Nulla, è come non metterlo quasi, lì per lì è buonissimo attimo. L'odore perché sa di cocco. Sì, vaniglia e cocco, un profumo un po' così, però in pratica è come se tu non lo dassi, mentre invece
Sì, non lo dissi. Sì. Invece positivissimo è questo di Saint Laurent, che è dato sulla matita. Io la mattina prima di uscire di casa, spesso vado via, sempre vado via in bicicletta, mi disegno il contorno labbra perché ormai i contorni sono andati. Mettiamo la matita. Per favore, Alice. È quello che ho perché la figlia non mi passa neanche. Non è vero! Bugiarda, c'è quello della Debora numero 203. Vorrei chiedere, Debora, azienda che ci ascolti, da quanti anni non è più in commercio la matita 203 della Debora? È un colore eccezionale. Ecco. È proprio adatto alle mie labbra. Ecco. Mi faccio la riga con quello e mi do questo qui della Clinique, questa matita che. Sinceramente devo farvi una confessione, ragazze, io mi ero trovata in difficoltà ad appuntarla, infatti mi si era sciupata e non riuscivo a capire, così grosso, dico, non c'ho l'appuntalapis, ah, quasi provato a puntarla, è plastica, è il chubby stick Clinique. E poi ho scoperto che invece si allunga. Si allunga? Girando semplicemente, ecco, questa è un bel bella colore, scoperta. Una bella cosa che... Sì, non ti avvicinare, stai qua giù, che sennò non si vede. Che io mi do tutte le mattine, aggiungendoci sopra il lip gloss che vi ho detto prima della Yves Saint Laurent. E allora, mi dura per diverse ore. Aspetta un secondo, allora, il lip gloss della Yves Saint Laurent di cui è innamorata mamma, che è questo color pesca, è un color pesca con i glitterini dorati dentro. Ma non si vede. No. Neanche. Però dicevo per descrivere un po' il colore. È un bellissimo colore, davvero. Ed è il Golden Gloss. Il Golden Gloss, basta, della Yves Saint Laurent. Veramente molto, molto, molto bello. Mentre il Chubby Stick della Clinique, che è questo qua che mamma puntava con la puntina normale, è il numero 08 ed è Grapeed Up. Ed è appunto questo. Questo color. Non usare troppo, per favore. Scusa, per farvi del colore. Ed è questo colore qua, è molto molto naturale, molto bello. Anche a me personalmente sono piaciuti molto questi chubby stick della Clinique perché sono facili da dare, non hai bisogno di starci troppo. Purtroppo ragazze, io c'ho solo questo, però ci sono dei colori meravigliosi che potrei anche avere se qualcuno... Ma che dici, ce n'ho uno solo? Peccato. Comprateli, scusa, io non ho capito io. Mamma mia, ma guarda te. Poi una cosa positiva invece è questa crema della Dermolab che vende, sì, che da Sephora. Non so, vende da Sephora? Boh, è della Debora, comunque della linea della Debora. Ah, della Debora, scusa. Sì, però non so, sì, ma non so se la vende da Sephora. E è buonissima, è un antirughe idratante per pelli secche. Io ho la pelle secca. E veramente è una crema ottima. Insomma, ci si trova bene. Sì, che si stende benissimo. Idrata, viene assorbita in pochissimo tempo e ha una profumazione floreale leggerissima. Ah, no, no, è buona. A me piace veramente. Mi sa tipo di dopo sole. E poi idrata e viene assorbita presto, veramente presto. E c'è anche questo qui che è quasi finito. È sempre della linea Algesi, no, della Dermolab ancora, anche questo. È un gel contorno occhi che è a complemento della crema, dando prima questo chiaramente, poi la crema. Da esterna vi posso dire che ad esempio questo è quasi finito, questo qua è ancora un bel po', quindi secondo me è molto, cioè ti piace, no, più il siero? No, perché ce n'è un'altra di queste. Ah, perché questa è finita? È nuova, ah, sì, okay. L'ho finita. Allora è la seconda questa qua. Sì, vabbè. Sì, no, sono veramente validi. Come validissima è questa crema della Clinique. Che è la Clinique Repairwear Uplifting, che è una crema che è per pelli un po' mature, perché ad esempio io l'ho provata questa crema qua e per me è troppo, veramente troppo, mi fa proprio effetto tensore, io che ho 22 anni non va bene per me. Io è adatta da 40 in su, over 40, 40-45. E io quando gli ho chiesto a mamma che cosa ne pensava di questa crema qui, me l'ha detto, cioè è rimasta veramente, è rimasta molto contenta, quindi comunque pensavamo anche di farci proprio la review scritta sul sito, però ora vediamo un attimo. Io farò la review scritta della cremina, quella per pelli normali, cioè giovani, no, questa qui è troppo in là per l'età, via. Ma ti fa effetto tensore proprio a modo, quindi ti garba. Sì, perché non è che proprio stende come il botulino,
che non puoi più avere espressioni. Questa qui ti stende in maniera giusta. Tipo, te invece, che crema era quella bucudolino che provasti che ti fece allergia? Ora, non mi ricordo di che marca era, perché era da anestetista, era roba professionale, ebbe dei veri problemi. Ma era una crema al botulino? Una crema, però mi fece gonfiare tutto il sotto delle borse, degli occhi, e arrivai al punto di dover andare anche all'oculista perché veramente mi dava noia a livello di palpebre di doverle allargare perché avevo proprio una reazione allergica. Una reazione allergica. È molto pericoloso usare quei prodotti lì e bisogna prima essere ben certi di non essere intolleranti o allergiche. Ho capito, quindi vabbè, cioè, ma ve lo volevo raccontare appunto perché aveva provato questa crema qui al botulino, si dice crema al botulino. È proprio il botulino. E appunto a lei gli ha fatto questa bruttissima reazione allergica, quindi insomma. Il botulino, siccome è un veleno che viene estratto da animali, che serve a bloccare, proprio a bloccare, a paralizzare i nervi. Per evitare i nervi o i muscoli? I muscoli della faccia. E per evitare che formino le rughe, però ti evitano anche di fare certe espressioni. E le persone allergiche chiaramente vanno incontro a delle conseguenze a volte veramente disastrose. Quindi vabbè, comunque questa non ha niente di botulino, niente di questa roba qui. E basta, insomma, oggi per oggi abbiamo fatto una review un pochino più piccola. Presto vi prometto, ragazze, una review sulla crema da corpo, perché ora con l'esposizione al sole il corpo va sempre idratato. Veramente ci sono delle creme che a costi bassi, piuttosto bassi, poi vanno anche acquistati nei momenti giusti, magari aspettando un'offerta o meno, idratano il corpo in una maniera fantastica. Riusciamo a fare integrare, ad assorbire subito la pelle di questa crema e non ti lascia neanche la pelle più molto unta, perché chiaramente idratando un pochino la pelle ci mette a assorbire e a volte dà questa sensazione di unto che alcune persone dà noia. Io ne ho provato già un paio, veramente ottime. A presto allora per questa. Che carina, ha fatto, ma te lo giuro, ha fatto tutta da sola, cioè è presa, quindi meno male. E anzi, ci ho messo un buon 10 minuti per convincerla a fare sto video perché stasera non voleva. No, bisogna essere ispirate, ragazze, non si può sempre, perché dai, sai, la, ne facciamo tanti di questi tipi qua. Comunque, niente, questa è stata la review, la seconda review della mamma, e ci vediamo presto, spero, per la prossima review, e basta, vi mandiamo un bacione enorme. Ecco. E presto anche un prossimo incontro, ragazze. Anche con te? Sì. Ah sì, è vero, a Napoli. Ero anch'io, ho conosciuto delle bellissime ragazze che mi hanno fatto. Ecco, salutale, che tanto ti vedo. Ciao a tutte, ciao Napoli, a presto. A Daniela un bacione grosso. Ah, ok, vai. Ha salutato a tutte. Ok, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video allora. Mando un bacione. Ciao!